Rieccoci, velocissimi, neanche sull'applicazione ve ne siete accorti che c'è stata la pubblicità, ricordiamolo. Eh no, Si bravo. Si può scaricare sulla Apple Store per chi è in possesso di un iPhone o di un iPad e più in generale per i tablet e per appunto i cellulari di ultima generazione. Allora, quindi Catena, sabato alle ore 14:40 e andiamo in replica la domenica alle ore 8:25 circa e alle 23, l'orario della Jalappa che noi abbiamo avuto qui a tempi supplementari. Catena, un altro aspetto molto importante dei tuoi libri, dei tuoi testi, è che c'è sempre un rimando continuo ad una forma di sentimentalismo e di amore verso la famiglia. Anche in Dacci Oggi il nostro pane quotidiano, noi abbiamo qui un'immagine molto carina del tuo libro che è presentato sempre da noi e ringrazio Alessandra e Michele dalla regia per avercelo mandato in diretta. C'è sempre appunto questo rimando sentimentale al rapporto con i tuoi genitori. Quanto è stata importante per te la figura di tuo padre? Mio padre è stato totalmente, cioè, come fai a descrivere il padre? Non la figura preponderante, anche perché lui aveva una personalità davvero notevole, dunque per noi ha rappresentato un faro, per me, i miei fratelli, per tutti noi, anche per mia madre che si appoggiava a lui per qualunque cosa, quindi mia mamma non faceva niente se non si consigliava con suo marito, con Nicola, però accadeva anche il contrario, anche lui faceva la stessa cosa e diceva, quando noi chiedevamo a nostro padre qualcosa, perché era quello più malleabile dei due, e lui diceva, non lo so, ma dovete parlare con la mamma, cioè dava molta importanza alla figura di mia madre, non scavalcandola mai, e anzi facendoci capire, guarda che se non è d'accordo la mamma, io non ti do nessuna risposta. Si cercava l'unanimità. Sì, assolutamente, però è stata una figura molto importante, cioè lui c'era pur non essendo uno di quei padri che magari, che ne so, sai, ti blocca o ti fa sentire quella presenza ingombrante, asfissiante, questo non l'abbiamo mai avvertito perché mio padre era troppo intelligente, sapeva quando doveva fermarsi, sapeva quando era meglio evitare perché lo avremmo poi vissuto come una forzatura e quindi aveva questa intelligenza, capisci, che non è facile, per cui sembrava sempre che lui giocasse, scherzasse con noi, mentre lui cercava soltanto di essere un padre coinvolgente ma non asfissiante e ha mantenuto sempre, cioè cercare questo equilibrio per i genitori non è sempre facile, a volte io sento anche parlare, quando ero ragazza, adesso non più, sentivo parlare le mie amiche, dicevano, non sopporto mia madre, mi sta sempre sopra, mi controlla. Ecco, io non l'ho mai avvertito, forse un po' più da mia madre che era, diciamo, la colonnella. E pensa che cosa strana, a portare la divisa era mio padre, ma il vero generale di casa era mia mamma. E lui ci lasciava molto liberi e diceva sempre che la fiducia è tutto. E quindi lui diceva io confido in voi e spero che non tradiate mai questa fiducia, però anche, vedi, allora ti faccio un esempio su che cosa mio padre pensava della fiducia. Spesso e volentieri le mie amiche mi dicevano guarda io questa sera devo tornare presto perché mio papà oltre le 7 di sera non vuole che io rimanga fuori, ok, allora mio padre diceva no, tu puoi tornare anche alle 9, perché vedi, quella secondo me è solo ipocrisia da parte dei genitori, perché se tu vuoi fare l'amore col tuo fidanzato, se tu vuoi… Lo puoi fare anche prima delle 7. Alle 3 di pomeriggio, te ne vai in macchina con lui e fai quello che devi fare e poi torni a casa, santarella, santarella. Allora lui diceva, io preferisco che tu non senta mai quell'ossessione di avermi proprio sopra come una oppressivo, e magari ti stai un'oretta in più e sei più contenta, tanto voglio dire, io di te mi devo fidare perché non ti posso controllare continuamente. Catena, io sono in fase di domande esistenziali, sarà la tua parlata, il tuo modo di comunicare, no? Che è rassicurante. Sì. Ma se io dovessi chiedere a Catena Fiorello cos'è per lei l'amore, che magari potrebbe diventare il tema del futuro... Ma che cos'è? Io l'ho sperimentato perché ora sono già in età bella avanzata. Ecco, se tu potessi definire, oggi viviamo in una società di consumo nella che quale amore, il concetto di amore, amore magari è collegato a un qualcosa di vacuo o a un qualcosa che si esaurisce nel breve tempo, non c'è più il tempo dell'attesa e soprattutto io noto una cosa, non so se sei d'accordo,
Tante volte si parla di amore e lo si scambia con altro e si vede una coppia felice o non felice solo ed esclusivamente quando una persona è felice per l'altra. Allora, parliamo di amore tra uomo e donna, parliamo di amore certo, tra gene... amore. Siamo assolutamente aperti ad ogni tipo di... Però io dico, per esempio, in coppia ho potuto sperimentare una cosa, che l'amore è quella capacità, è la capacità dell'altra persona di lasciarti essere quello che sei. Cioè, non allora, chi ti dice io ti amo, però tu devi cambiare e lo dico per il tuo bene... Quello non è amore, è un'altra cosa. Quindi sei d'accordo con me sul concetto dell'accettare, essere felice per qualcosa che magari non ti rappresenta? Guarda, altrimenti, secondo me, se noi, vedi, il tuo fidanzato o la tua fidanzata comincia a dirti allora, questo devi cambiare perché non va bene, quest'altro devi cambiare perché non va bene. Allora uno dice, scusa, forse secondo me avevi te un'altra persona e credo di essere sbagliato, quindi secondo me è meglio che cerchi altrove. Ma se è un fidanzato, per carità, magari c'è limare delle cose, sistemarle, perché c'è, con la buona volontà si può anche trovare un accordo, no? Allora va benissimo. Sì, però non deve essere il trattato di Versailles, eh? Ah no, ma quello che si vuole cambiare in toto, secondo me è meglio dire guarda tesoro, secondo me avevi idea, tu ci avevi in mente un'altra persona che non posso essere io, allora facciamo una cosa, vai a cercarti un'altra fidanzata e quando la trovi fammelo sapere, cioè magari rimaniamo anche amici. Ecco, oggi a 47, quasi 48, li compio il 10 agosto, io ti dico in tutta serenità, se oggi il mio compagno dovesse dirmi ogni due per tre, no ma sai forse è meglio che questo lo cambi, no ma sai, io e il mio compagno abbiamo raggiunto un equilibrio meraviglioso forse proprio per questo. Il buon Paolino, che ho avuto anche il piacere di sentire al telefono, e a volte mi fa una tenerezza tremenda, sai perché? Perché tu magari ad orari impossibili lo sottoponi a tematiche esistenziali e lui risponde, capito? Sempre. Ma vedi la forza del mio compagno Paolo, che saluto perché sicuramente ascolterà. Mi unisco! Saremo insieme perché io sarò all'Aquila quando andrà in onda questa. Vedi, io dico che la forza di Paolo è stata sempre questa, ovvero ci sono uomini che per dimostrare la propria forza devono, come dire, importi delle cose perché loro devono essere il macio, capito? Quello forte, quello... Questo non c'entra niente, la vera forza... Una visione mussoliniana della vita, eh? Esattamente, e beh no, poi figurati il mio compagno, proprio. Possiamo chiamare, il mio compagno è proprio un compagno, quindi assoluta, proprio lui è veramente, guarda, e negli anni dell'università era quasi un, come dire, sì, proprio un vero e proprio fanatico della sinistra, ma insomma gli anni dell'università... Sono scelte che... naturalmente che ognuno sono fa scelte, e... Però insomma lui è stato sempre un uomo di sinistra, ma... Coerente. E quindi torniamo a questo aspetto però che mi interessa, fare gossip. Di una sinistra pulita, di una sinistra vera. Allora io dico, lui per esempio mi ha sempre detto questa cosa, cioè lui non neanche lo dice... Cioè, la forza di un uomo si misura anche nella capacità di tolleranza e di pazienza, non è nella forza, è nell'imporre e dire se tu non fai così io ti lascio, oppure no, questo è così e basta e non si discute, ma quella è un'altra cosa, e quello si chiama, non so, è proprio il fascismo dei sentimenti, proprio è un'altra cosa. È il possesso più che l'amore. Ma fascismo anche chiamerei nazismo dei sentimenti, ma non è nemmeno possesso, perché vedi, il possesso è già quasi patologia, direi. Io per questo dico sempre alle ragazze, attenzione, quando avete un fidanzato che è eccessivo, anche nell'amore, quando cioè l'amore non è mai esasperazione, anzi, quasi sempre è la libertà di lasciare l'altro libero, di agire, di comportare, perché se l'altro vi ama veramente... Sarà sempre al vostro fianco, anche se lo lasciate libero, con l'imposizione potete avere degli esseri umani che si assoggettano per tanti motivi, vuoi perché c'è un potere economico, un potere psicologico, ma l'amore è questo, può essere forzatura, ma quando mai? Quindi quando voi vi state tenendo qualcuno vicino perché in qualche modo lo avete intimorito, o perché gli togliete i soldi, o perché gli togliete la casa, perché gli togliete, che ne so, anche voglio dire, ci sono persone fragili che anche se gli togli l'amore vanno in crisi, ecco, ma quello può essere l'amore non è questo, è tutta un'altra storia. Però devo dire una cosa, attenzione,
e questo non si capisce a 20 anni, cioè noi stiamo facendo tutti questi bei discorsi, perché io ne ho 47, tu non so quanti ne io hai, io ne ho 27, però... esatto, allora io ti sto dicendo delle cose da persona che ha già passato varie fasi della vita, probabilmente a 20 se mi intestardivo con uno non guardavo niente, per quanto provenendo da quella famiglia con un padre che era dolce sempre, non ho mai e pensa se sta, no, non credo sia stato un caso, perché non avrei mai scelto un uomo tiranno o violento, e ho incontrato sempre uomini che comunque apparentemente docili, perché anche il mio compagno che alla fine accetta tutto mi fa fare, poi sa anche lui insomma come far quadrare, Catena, è autorevole non autoritario, esatto, la frase che si dice sempre quando si inizia a lavorare, così. Anche mi raccomando che tu abbia un direttore autoritario, no, insomma, autorevole. Non autoritario, ma autorevole. Catena, grazie per essere stata con noi. Noi abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Si sa che tempi supplementari nasce anche per rispettare un tempo che tiranno. Grazie veramente. Teletrani e telebari, quindi ti ringrazio. Con la caravella. E la caravella, mi raccomando. Ti ringrazio per essere stata qui con noi, mi ha fatto piacere la tua presenza nell'ultima puntata stagionale. Adesso andiamo in ferie e torniamo ad ottobre. Grazie e veramente. E io voglio salutare quelli che mi hanno ascoltato, dicendo che dal 25 in poi sarò di nuovo tra Ostuni, Salento in generale, Otranto il 27 agosto, il 26 sarò Ostuni, agosto, e quindi tornerò in Puglia con grande gioia. Grazie ancora Catena Fiorello, alla prossima Catena! Ciao a Catena Fiorello, un arrivederci anche ai nostri telespettatori. È stato un altro anno insieme, un altro anno duro ma ricco di soddisfazioni. Consentitemi di ringraziare quelle persone senza le quali questo programma non potrebbe esistere, come tutti i programmi di Telebari, Teletrani e Radio Bari. Un grazie ai miei tecnici, alla mia regia, cercherò di citarli tutti, Alessandra Di Lalla, Claudio Traversa, Michele Acquaviva, a volte non mi ricordo i nomi e i cognomi quando faccio questo ripasso, Quercia, Colella, Valentina Belmonte, Federico Semplice, un grazie veramente a voi, perché voi siete la forza di questo programma. Grazie. Noi ci vediamo la prossima stagione. Buone ferie!